Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questo dal colore di retro computing, anzi retro riviste di informatica. Settembre 1975, Byte, boh, è un secolo praticamente. Di anni fa andiamo a vedere di cosa parlavano in America nel settembre del 1975 su Byte. La Olivetti nel 1975 nemmeno sapeva dove stava di casa l'elettronica di consumo, cioè aveva praticamente macchine elettromeccaniche. E quindi praticamente andiamo a vedere in sostanza di che cosa parlavano. Quale microprocessore per te? Interfaccia per cassette, diciamo il nuovo modo, le nuove unità di memoria molto economiche. Assemblare il tuo computer. Potete utilizzare, diciamo, delle tastiere di surplus, quindi diciamo dell'usato, e poi computer, sì, il nuovo grandissimo giocattolo. Andiamo a vedere di che cosa parlavano nel 75. Va bene, vediamo un po'. Questa è una rivista in inglese, chiaramente. Vediamo, scorrendo rapidamente l'indice, il link praticamente per avere altre riviste di Byte lo trovate in descrizione. Questa è del 1975. Se volete scorrere oltre, c'è poi, diciamo, l'elenco, lo trovate in descrizione con le vari altri numeri di Byte dedicati a altri anni. Dunque, il riciclo delle IC usate, poi decifrare i misteri delle tastiere, poi background, quale microprocessore per te, RGSBA Microcomputer Kit, andiamo a vedere di cosa sarà una roba del tipo un microcomputer da assemblare a casa, interfaccia seriale, scrivere per byte, scrivere con il vostro assembler, poi diciamo vai una serie di varie riviste, cioè varie di rubriche, pardon, stabili, che cos'è Byte, come è iniziato Byte, newsletter, recensione di libri, lettere e quant'altro, spazio per i lettori. Ok, andiamo a vedere, questo è l'editoriale, sogni impossibili, ecco, $995 e si vede, diciamo, una roba, qualche cosa. Questo era probabilmente un'Alta 8008, non c'era nemmeno la tastiera, si programmava il linguaggio macchina e tutte le lucettine erano i dati dei i registri, quindi rendetevi conto voi cos'era nel 1975 i computer, non c'era nulla, c'era nemmeno il basic. Come è iniziato Byte, quale microprocessore, ecco, quale microprocessore scegliere per te, guarda lì c'erano delle schede che erano schede stampate con, non erano, cioè, integrati, erano praticamente grossi come tostapani, e quindi va bene, andiamo a scorrere velocemente, la rivista è in bianco e nero. RGS 008A microcomputer, guarda lì con gli interruttori, quindi praticamente si programmavano questi bus nel linguaggio macchina con i risultati dei registri. Va bene. Il riciclo delle IC, quindi probabilmente delle interfacce da poter riciclare, guarda come erano piccini i microprocessori, quindi piccini. Interfaccia seriale 9600 bps, 300 bps, queste erano, diciamo, le varie velocità raggiungibili. Qui si spiegava un po' come funzionava questo protocollo. Va bene, più che altro, diciamo, qui già si vede, era una rivista di elettronica per appassionati di elettronica e di studenti di informatica, ingegneria, perché ovviamente qui non c'è, praticamente non c'è scrivere per byte, non c'è nemmeno, in sostanza all'epoca i word processor nemmeno esistevano, scrivere un programma in assembly con 88, Int 8008, Int 8080 e il Motorola 6800. Vediamo un po'. Va bene, qui si danno un po' di informazioni di codice macchina dell'assembler, che
che poi cambiava da computer a computer la sintassi assembler e anche i comandi. Quindi se sapevi programmare su un microprocessore, su un altro non ne sapevi nulla, perché se non avevi studiato l'architettura non ci facevi niente. Misteri delle tastiere, ecco, decifrare i misteri delle tastiere, come funziona una tastiera, vi spiegava un po' tutto il casino di fisica, no? Già di Pippoli, cosa succedeva. Va bene. Una rivista di elettronica, ecco, quindi più informatica ancora era ai suoi primordi, e quindi praticamente non c'era il BASIC, non c'erano i giochi, non c'erano le console, erano, diciamo, bussole con cui, diciamo, speciali per, in sostanza, appassionati di elettronica, quindi studenti universitari di elettronica e sistemisti di laboratorio che si potevano trovare nelle grandi aziende con terminali e quant'altro. Università, grandi aziende, aree militari, non c'era altro. Ecco, nel 1975 Byte, in sostanza, che era una rivista, si proponeva come una rivista di home computing. L'home computer ancora non c'era, non è stato inventato. Byte nel settembre 1975 era niente che più e nemmeno che una rivista di elettronica. Passiamo oltre. Agosto 1983, Byte, il giornale dei piccoli sistemi. Ecco, già si incominciava a usare un pochino di home computing, diciamo, si parlava di piccoli sistemi. Questo qui è il disegno di un terminale che però, diciamo, c'aveva già dei disk drive, però questo è il disegno di un terminale. Comunque si incominciava un po' ad annusare un pochinino di quasi quasi home computing. C'era un ragazzetto, uno studente con una tastiera, quindi già c'era una tastiera, e poi c'era poi un'interfaccia a linea di comando oppure qualche cosa di simile a un word processor. Questo scriveva e c'erano già i dischetti, quindi, diciamo, già la copertina rispetto al numero precedente dice che nel 1983 era già successo un po' di cose nel mondo dell'informatica. Se non altro, diciamo, già si incominciava a sentire odore di home computing, mentre nel numero precedente era una rivista di elettronica e non c'era praticamente nulla di niente, di nulla di informatica per come noi la intendiamo noi oggi. Andiamo a vedere che cosa c'è. Ecco, l'indice, i temi, il linguaggio C, linguaggio C, puoi comparare il linguaggio C con il CPM 86, 5 compilatori per il CPM, 9 compilatori per il linguaggio C per IBM PC, gestire, diciamo, lo sviluppo del C, un tutorial di Unix, intervista, diciamo, sul C e sulle risorse Unix, un po' di software tool Unix, C e i compilatori CPM con il suo ambiente, una serie di bibliografie. Poi vediamo un po', continua, sono 477 pagine, quindi una bella rivista, tanta roba, anzi 575 pagine con una serie di rubriche standard. Poi abbiamo Chisel, il tuo profilatore di codice. Nuove subroutine per Apple, si incominciano a usare un po' di Apple. I dibattiti vanno avanti sui linguaggi e via dicendo. Poi IBM PC e Intel 8087 con processore. Curiosità, le coordinate per le grafiche per il computer, West Coast, il futuro del software, dello sviluppo software, 8086, l'architettura del futuro, Epson QX e Xenix Z29, CPM 684 e qualche cos'altro, quindi una serie di, queste sono probabilmente interfacce. Voice Lab parte 2, routine per ricerca, sintetizzazione vocale, sintesi vocale e analisi. Spazio aiuto per l'Apple 3 e il Pascal. Le prime rogne degli utenti Apple sulla Turbo K. Ok, andiamo a vedere questa rivista.
l'asticella editoriale, un po' di pubblicità. Ecco, già la pubblicità si vede che nel 1983 in America qualcosa era successo, perché qui si riconosce un computer che sullo stile del Commodore VIC-20, Commodore 64, che ancora non c'era nel 1983, c'era solo il VIC-20, con un disk drive e un monitorino, quindi qualcosa praticamente stava uscendo. Questo era il Cromenco C10 Personal Computer, costava $1,785, quindi una mazzata nei denti orrenda. Poi c'era qui una specie di altro un po' di computer, $1,995, microbyte, va bene, spazio lettere, un po' di plotter, un po' di programmatori di Acronos, spazio pubblicità. Vediamo un po' le prime stampe che vengono fatte, i dischettoni, quelli da 8 pollici giganteschi, un po' di pubblicità per interfacce. Scommetto che il vostro microcomputer non c'ha il buffer. Sì, infatti, quando si andava a stampare, i buffer delle stampanti erano talmente piccoli che occupavano praticamente tutto il microprocessore. Il microprocessore, quando stampava, quando il computer stampava, la stampante non ci aveva buffer, era talmente piccolo che il computer rimaneva collegato a stampare e a spedire dati fino a quando le ultime paginette praticamente si sbloccava, e tant'è che perché la memoria all'epoca costava un occhio della testa. Qui sono le prime soluzioni, diciamo, un po' a business. Sicuramente andiamo a vedere Quaterboard, Biquadrum, questa è un'espansione, di sicuro un'espansione parallela bella grossa, con parecchia elettronica a bordo per quel tempo. I primi modem, guarda lì come erano i primi modem, non so di scena, guarda lì, saranno andati a 2 cps al secondo, andavano a 2. Vabbè, eppure siamo, prima di arrivare alla DSL siamo passati da questa roba, gente, c'è poco da fare. Voi vi ci ridete sopra come me, ma prima di arrivare alla fibra ottica alla DSL c'era quella roba lì, che sembrava chissà che cosa. Il linguaggio C, spazio per il linguaggio C, quindi uno spazio di programmazione, qui si spiegava, roba prevalentemente per PC, che ovviamente il PC veniva venduto a... E qui si intravede Apple IBM, un Apple II, e questa è una scheda praticamente Quadram di compatibilità tra i due. Poi altre pubblicità, guardate i prezzi, quanto costano, $2,495, un botto, moltiplicate per 2000 lire e vedrete più o meno grosso modo quanto costava un occhio della testa con una macchina. Qui ci sono i IBM PC XT, classicissimi, erano già stati inventati dalla IBM. E andiamo a vedere un po' che cosa c'è. Pubblicità di monitor, l'IBM PC, pubblicità, qui il CPM è un sistema operativo professionale, non trovò mai una buona accoglienza nel mercato home computing, proprio non fu considerato. Pubblicità di monitor, vediamo un po' cosa c'è. Questa è già sicuramente Byte, una rivista di informatica di tipo professionale, con molto spazio, diciamo, al mondo PC, ai linguaggi, alla divulgazione, alla presentazione di periferiche, quindi praticamente aveva trovato il suo taglio, il Byte, qui in questo numero, per quel tempo aveva trovato il suo taglio, un taglio di tipo business, e praticamente non, senza nessuno spazio per quanto riguarda, diciamo, eventuali utenti, che ancora praticamente... Qui siamo nel 1982, a malapena sapevano se c'era il VIC-20, non ci faceva nulla con il VIC-20. Prezzi più bassi, qui rivenditori, tutte macchine per il mondo business. Va bene, io qui vado veloce, tanto ormai abbiamo capito
che tipo di rivista è, perlomeno fino al 1980, per poi vedremo se con il tempo la rivista si evolverà per fare anche spazio al mondo dell'home computing, che ancora non c'era, o perlomeno era in fase embrionale, con gli Atari, con il Texas Instruments T99 e con il Commodore VIC-20, e ecco, ovviamente le Apple II, però insomma costicchiavano, costava un po' tutto. In Italia costava tutto, perché con la lira svalutata non c'erano soldi praticamente per comprare. Qui si vede i prezzi per Apple II Plus e Apple II, che già c'era, era stato introdotto però qui nella release A. Va bene, io vado veloce. Se vi interessa, il link per scaricare questo numero lo trovate in descrizione. Io corro veloce perché ci sono altri numeri per vedere l'evoluzione della rivista e l'evoluzione della tecnologia, che praticamente come compare nell'esplorazione, in questo viaggio nel tempo, la evoluzione tecnologica, come compare sia come articoli che come pubblicità. Qui spazio agli Unix e CPM, quindi soluzioni sicuramente non di tipo home. E poi mi sa che fra pochino, no, ma che siamo a pagina 256, ah, c'è più ancora, era 400 e rotte. È una rivista molto molto pingue. Io vado veloce perché sennò qui per Natale siamo sempre lì. Ecco, qui vediamo Apple II, l'Apple II costava $1,299, quindi rendetevi conto voi, circa 2.400 un Apple II. No, questo era un Apple II, no, l'Apple II 1.899, l'Apple II $1,299, quindi praticamente 3.600.000 un Apple II. Più economico di un IBM che costava 5 milioni, però voglio dire, ecco, si capisce anche perché le scuole poi finirono per comprare Apple II, perché costavano molto meno rispetto alle macchine praticamente dell'IBM, solo tardivamente, molto molto fra molti anni calarono di prezzo. IBM 8087, qui vado veloce, rimpiarono un po' di listati, spazio pubblicità, una rivista professionale con spazio per linguaggi, listati. Strano che una rivista professionale desse dei listati, questa è una cosa strana. Solitamente le riviste professionali, i programmi li vendevano, se non li voleva magari comprava il dischetto che stava in... non aveva senso di stare a battere tutta questa roba, però si vede che in America andava bene così. Boh, una cosa strana, questa è una cosa strana. Mentre per, diciamo, il mondo un computing ci poteva avere fino a una certa data una utilità a mettere dei listati, perché gli utenti non avevano tanti soldi, nel mondo business, ecco, i soldi c'erano, quindi la roba si comprava perché doveva essere usata e doveva funzionare. Quindi è strano che su una rivista business mettessero dei listati. Vediamo un po' dove siamo arrivati. Siamo qui che si sta scorrendo Apple II, pubblicità, recensioni di libri con del Basic, linguaggio macchina, byte, queste sono schede, pubblicità per stampanti ed aghi. Ok, io vado veloce, ma fra un pochino dovremmo essere quasi arrivati, siamo 457, altri listati, e gli stati gonfiavano parecchio, questo si spiega perché c'erano tante pagine, perché c'erano gli stati, quindi questa rivista aveva parecchie pagine
perché dentro le prime rogne di Apple 3, Apple 3 è un troiaio, l'amor di Dio, la nostra azienda che si spaccava senza ventola e poi elettronica, recensioni software, io volo veloce, tanto ormai abbiamo capito che tipo di rivista con pubblicità, belle pubblicità in bianco e nero dell'hardware antico, guarda lì che computer tascabili c'era, anche calcolatrici tascabili, guardate le schede, guarda lì che tastiera, la roba, questo è Radio Shock TRS-80, eccolo qui, lo riconoscete, il CBM della Commodore, dischettoni, questi però sono già in 5 pollici, un quarto, primi robottoni, macchina a controllo numerico, Apple 2, i vari prezzi, rivenditori, ecco, questa è, diciamo, una rivista per un sistemista, per un'azienda che eventualmente sapeva, guardava dove comprare, cosa comprare e poi proponeva, ma è strano che ci avessero messo appunto questi listati, perché bah, comunque manca poco, 575 e poi ecco, siamo arrivati alla fine, passiamo. Agosto 1985, Byte, guardate un po' cosa c'è, l'Amiga della Commodore, l'Amiga 1000, incredibile ma vero, avevamo lasciato nel numero precedente Byte, una rivista sostanzialmente che era nata specializzata come diciamo per l'informatica, ma essenzialmente una rivista di elettronica che poi si era riconvertita in una rivista essenzialmente dedicata al mondo business per PC, con spazio linguaggi interfacce periferiche e quant'altro. E invece guardate un po', nell'agosto del 1985 Byte cosa propone? Propone l'Amiga 1000 nel 1985, che però ancora questo non era uscito sul mercato, si sentiva l'odore di questo, che era ancora un versione prototipo, che poi uscirà l'Amiga 1000 nel 1987 e nell'88 l'Amiga 500, però nel 1985 già si sentiva profumo del prototipo dell'Amiga. Andiamo a vedere un po' cosa c'è a questa rivista di Osa Ragionano. Allora, contenuti, Amiga, il nuovo personal computer, pagina 83, poi abbiamo il Basic 52, con l'unità di controller, come costruire diciamo un'interfaccia per il computer Basic 52, quindi una specie di ROM o qualche cosa di simile, DSI32, un coprocessore, spazio programmazione, aritmetiche e espressioni, altri temi diciamo il prologo, logic program, programmazione logica, linguaggi dichiarativi, trasformazioni, funzioni, programmazioni, diciamo un altro tutorial. Ecco, qui praticamente già si vede che la rivista da un mondo business era un po' trasformata più diciamo sia ampio spazio nella programmazione sia anche diciamo a dare un'occhiata a cosa succedeva nel mondo dell'home computing, da tenere presente che quando c'era questa, ora andremo a vedere Amiga personal computer, diciamo tra questa data c'è di mezzo tutta l'uscita del Commodore VIC-20, vedremo un po' se qui c'è qualche traccia o qualche cosa oppure no. Recensioni di notebook, Tandy 1000, IBM Pascal 2.0, sempre linguaggi, diciamo poi si era aveva lasciato un po' tutto l'hardware del PC e si era buttato essenzialmente sul software, sui linguaggi e su qualche recensione di prodotti. Sono 431 pagine, noi non le guarderemo tutte, arriveremo fino all'Amiga e poi diciamo andremo un pochino avanti a vedere. Dunque l'Amiga pagina 83, e poi cosa c'è? E poi andremo a vedere il Tandy 1000 a pagina 266.
Io qui vado veloce, l'editoriale per vedere grosso modo cosa c'è, pubblicità con le stampantone ad aghi, sempre con spazio lettere, va bene. C'era sempre spazio per PC, indubbiamente, a tutte le soluzioni di backup, stampa e quant'altro. Tutto, diciamo, i servizi, carta e quant'altro. Aggiornamenti, database, software, questo dovrebbe essere Norton. Integrati in notizie, pubblicità, macchine, vediamo un po'. IBM, qui pubblicità del nostro Macintosh. E poi andiamo a vedere cosa c'è. Recensioni di libri, spazio di libri. Domandalo a Byte, una serie di domande e risposte, lettere e quant'altro, special modo sui linguaggi e programmazione. E poi fra un po'. Oh, vediamo un po'. Recensione di prodotto, l'Amiga Personal Computer. È veloce, è molto colorato con un'ottima grafica, c'ha un 68.000 e ha dei chip proprietari molto sofisticati. Eh sì, è proprio, diciamo, una breve e rapida sintesi di quello che poi sarà il progetto Amiga. Quindi se volete andare a leggere quello che si diceva su all'epoca, in questa pre-recensione, e qui praticamente, se volete, potrete trovare su Byte. In brief costava, guardate un po', 1295 dollari, non costava nemmeno poi così tanto. È qui in Italia che è venuto a costare tantissimo, perché con un cambio di 2000 lire sarebbe stato 2 milioni e 4, tanto, però diciamo non ai prezzi. I prezzi con il cambio non erano uguali a quelli che poi erano venduti in sostanza dalla Commodore Italia. Processore 68.256K, ecco, veramente una mazzata nei denti. Perché una macchina così, perché non ci aveva messo già direttamente 512 o direttamente 1 mega? Il 68.000 poteva indirizzare fino a 2 mega, quindi ci potevano mettere 2 mega sulla scheda madre e poi degli slot vuoti da metterci, poi le varie memorie da mettere, aggiungere per arrivare a 2 mega. No, 256K, una stronzata tremenda. La Commodore sono sempre stati di braccini corti, in modo da hanno castrato questa macchina già sul nascere. C'aveva il 68.000, 2 mega li poteva indirizzare, ci poteva fare una versione da 1 mega espandibile, diciamo a 2 mega, no? Sì, fino a un massimo di 8 mega e mezzo, ma poi doveva mettere esterno con tutti i cazzi di un casino, vabbè. Va bene, qui si spiega come funziona il kickstart, un po' tutto, chip custom, interrupt, DMA, qui si vede un po' tutto. Qui abbiamo addirittura la scheda madre, bellissima. Qui abbiamo questo è il 68.000, qui abbiamo l'8520, questi qui sono praticamente sono le ROM, questi qui sono i display per la gestione della RAM. Questi qui sono i chip grafici, diciamo custom, chip grafici, questo è per l'animazione e questo è per il suono. Questa roba qui sono 256, diciamo, di RAM, guarda lì, ce ne poteva mettere già più o meno 512 a 1 mega, proprio schifosi, guarda lì, guarda quanto spazio c'era, ce ne poteva mettere effettivamente di più. Poi qui c'erano le varie uscite, c'aveva, vabbè, composito, il connettore RF, uscite audio, interfaccia seriale, interfaccia per il disco, scheda parallela, il connettore per la tastiera. E poi c'aveva qui uno slot, questo è probabilmente uno slot interno. No, veramente l'Amiga 1000 non ce l'ha mai avuto gli slot, l'Amiga 2000. Che
che c'aveva lì Zorro e Lisa. Questo video deve essere no, forse un troiaio ficcato lì. Ho visto male. Va bene, niente. Vabbè, la scheda madre era, diciamo, c'era, era parecchio rosa, eh? C'era parecchio rosa, non è che fosse estremamente super compatta di ROM. Comunque, diciamo, ecco, questa è un bel, una bella rivista da guardare, da leggere per vedere cosa c'era. E qui vi spiega la presentazione, eccola qua. Eccolo qui, il workbench, la finestra, qui c'era già il grafico del suono. E poi qui si continua a ragionare dell'amica, ancora si continua a ragionare dell'amica, ancora, ancora si continua a ragionare dell'amica, ancora si continua a ragionare dell'amica con le varie conclusioni che sicuramente diremo, che andremo a vedere l'hardware se sembra buono, e, ma nemmeno a provarci, però insomma sicuramente il workbench, il desktop avrà un grande effetto, un grande impatto sugli altri personal computer e nell'industria in generale. Sicuramente questo è fu vero. Ok, andiamo a vedere rapidamente altri articoli. PEGS52 Computer Controller. Questa è una scheda, un progetto di elettronica. Noi qui lo passeremo rapidamente, ci interessa un po' relativamente. Spazio di elettronica, dischetti da 3,5, DSX processore, scheda, un altro progetto di elettronica per un coprocessore. DSX coprocessori, questo è, eccolo, sembrava Commodore 128, eccolo qui. Questo fu un flop, ci ho fatto un podcast, lo trovate in descrizione. Va bene. Qui spazio di programmazione, io vado veloce. Linguaggi dichiarativi, il Prolog per il linguaggio, diciamo, intelligenza artificiale, all'epoca si proponeva il Prolog, programmazione logica. Prolog come linguaggio per sviluppare l'intelligenza artificiale. E poi vediamo un po' cosa c'è. Linguaggi dichiarativi, mi ha dato una breve, i primi modem. Spazio programmazione, grande spazio di programmazione su byte. Nemmeno un gioco, da notare, nemmeno né giochi, né arcade, né sparatutto, niente di nulla. Proprio spazio giochi zero. Andiamo a vedere, fra un po' ci dovrebbe essere il Tandy, la recensione del Tandy. Daremo un'occhiata, poi non andremo a vedere tutta la rivista perché è lunghissima. Se vi interessa lo potete andare a consultare, io qui vado veloce. Tutorial. Sempre di IBM ancora. Tandy 1000. Ok, veniamo un po', eccolo qui. Tastiera parecchio, diciamo, compatta, per essere un computer business era parecchio compatto. IBM Pascal 2.0 e mena turbocata, via, scappiamo veloci. Andiamo a vedere, andiamo avanti, siamo a pagina 372, allora forse ce la facciamo, no, è un po' più corta del previsto, ce la facciamo ad arrivare in fondo, pensavo fosse più lunga. Grande spazio di programmazione ai linguaggi, alla pubblicità, ai sistemi. C'erano i word processor, non so se l'avete visti. Le stampanti, i modem cominciavano a uscire e a proporsi come prodotto, perché in America c'avevano concorrenza nel settore della telefonia e le telefonate costavano un po' di meno, mentre in Italia c'era monopolio Telecom e che di modem se ne incominciò a usare un po' verso la fine del 1980,
tardo 1998-99, con l'internet provider free, che comunque si pagava la connessione al traffico a tempo. I primi flat cominciarono verso quasi il 2000, mi sembra. Sono cosa molto tarda. Questo è il CPC Amstrad 6118 PC, un altro televideo AT. Queste erano schede per l'Apple 2, vediamo un po'. Quindi si tratta anche un po' di anche altri computer, senza focalizzarci direttamente su un'unica piattaforma, ma si parla un po' di tutto. Anche se in larga parte c'era in grosso modo l'ampio spazio al mondo PC e programmazione con i relativi linguaggi. Pubblicità, e poi mi sa che fra qui siamo arrivati alla fine. Servizi per il lettore, siamo arrivati alla fine. Passiamo oltre. Byte, marzo 1986. Guardate un po' cosa c'è. Eccolo qui. Sì, è proprio lui. È un Atari 1040ST. Una soluzione tipicamente home computing, che però in Italia questa macchina, siccome aveva le prese MIDI, fu percepita dal mercato italiano come un bene strumentale e comprata in massa da chi faceva musica, mentre gli utenti, diciamo, di home computing, questa macchina rimase più che altro, diciamo, una chimera, o comunque una macchina poco conosciuta e sconosciuta, perché costava veramente tanto. Costava la metà di un Macintosh, quindi indubbiamente, se uno doveva comprare una soluzione business per l'editoria, questa macchina, che tendeva o avrebbe voluto mangiare il mercato dell'editoria del Macintosh, questa macchina, diciamo, era più economica. Salvo che però l'Apple trascinò l'Atari in tribunale per plagio del sistema operativo per il look and feel, e lo vinse, e l'Atari finì a gambe all'aria. Andiamo a vedere nel 1986, nel marzo 1986, di cosa parlavano su Byte. Dunque, caratteristiche: abbiamo prodotto in pre-recensione l'Atari 1040ST a pagina 84. Poi abbiamo il ritrovamento del Titanic, circuiti Carcass, Cellar, Real Book, Time Clock, interfacce per i clock, via. Spazio programmazione, le finestre e programmazione, principi di programmazione. ANSI standard per il linguaggio C. La programmazione in vista il Macintosh, diciamo, come esploratore. Altri temi: abbiamo lavorare a casa con un computer, quindi già si incominciava un po' di parlare di telelavoro, utilizzare le immagini per generare la voce, università elettronica e network, tecnologia Kunzerwul e Voice Writer, diciamo, praticamente sintesi vocale e riconoscimento del linguaggio. È strano che, detto tra noi, che i sistemi operativi moderni, con tutta la potenza che c'hanno, anche con diciamo Google, Alexa e quant'altro, non abbiano rimosso l'utilizzo della tastiera per passare a istruzioni vocali. Strano, questo passaggio ci si mette praticamente una vita. Poi, che cosa c'è qui? Altri computer, come costruirci, diciamo, un computer per un utente. 463 pagine. Poi abbiamo sistema Pro Z80 CPM, Pocket APL, recensione con e vari prodotti. Questi sono feedback, no. Ah, questo è lo spazio, diciamo, con i lettori e quant'altro.
Poi per il carne, spazio, diciamo, la rubrica carne, abbiamo sempre linguaggi, applicazioni, 68.000, e poi diciamo Amstrad PC 8256, matematica con le sue equazioni e poi la serie riviste. Questo lo vedremo tutto, ormai abbiamo cominciato, li guardiamo tutti perché tanto facciamo presto. Non sono neanche poi così complicati. Pubblicità, spazio PC, software, linguaggi, programmazione, spazio con le lettere, rubriche. Si vede che già dischetti da 5 e un quarto ancora resistevano nel mondo PC. Programmi di grafica per disegno con, per l'Amiga, poi di recensioni di prodotti, schede di espansione. Vediamo un po', io vado veloce perché quando arriviamo alla recensione dell'Atari ST ci si ferma un po' a guardare un po' meglio. Recensione dei libri, vabbè, caratteristiche. Oh, ecco, Atari 1040 ST, un megabyte di memoria a $999, ecco. In America l'Atari 1040 ST prezza $999, un sogno, praticamente 2 milioni con un cambio di circa 1900 lire, però c'era un mega di memoria. E qui si parla praticamente del sistema TOS, sistema operativo TOS, eccolo qui, riprendeva la filosofia del Commodore VIC-20, scheda madre in fondo, disk drive, presa per mouse, presa per joystick, uscite di qua per attaccarsi al monitor e tastiera sopra con tastierino. Una macchina con 68.000 e già un mega sopra, eccolo qua. 192k di ROM con il sistema operativo in ROM, 1024k, Motorola 68.008 MHz, e quindi era interfaccia MIDI già di suo, disk drive, prese seriali, quant'altro. Qui c'è, diciamo, la comparazione dell'Atari ST con altre macchine. Qui si vede l'Atari ST, varie fotografie, disk drive, il dietro, i divali spinotti per mouse, joystick e quant'altro. Oh, qui abbiamo praticamente la scheda madre, la RAM era tutta V, stracchete. Oh, guardate com'è tanta abbondante, sembrano che scheda madre della Commodore non c'era nulla. Poi questo è l'altro spazio di RAM, però dedicata a altre cose. Questi sono spazio ROM, c'erano le ROM, questa era la cos'è, circuiteria video. Questi sono chip custom, questo è il 68.000, questo è il 68.001, il processore che gestiva le interfacce di input e output, tastiera, mouse, porta parallela, controlli per porta parallela, DMA, tutto. Come si vede, una scheda madre molto più densa di robe rispetto a quella dell'Amiga 1000, che era molto più aerosa, c'era molta più aria tra i vari componenti. Questa era già bella densa di roba, e che ci avevano ficcato chiaramente un mega. Eccolo qui, sistema operativo, questo odorava fortissimamente di Mac OS, e c'aveva anche i colori. E qui si parla in intervista con probabilmente chi, lo sviluppatore del Shiraz Shivi, quello che ha
contribuito a sviluppare l'Amiga, no l'Amiga, il Atari ST 1040. E poi qui si parla del ritrovamento del Titanic, all'epoca fece notizia, dove i sottomarini cosa trovarono e via dicendo, con le varie fotografie, ritrovamenti, piatti, piastrelle e un cimitero. Anche qui si continua a parlare del Titanic. Qui un progetto di elettronica, clock, schede per il clock. Io ne vado veloce perché ormai grosso l'abbiamo fatto. Programmazione delle finestre, questo abbiamo odore di Macintosh, eccolo qua. E poi io vado per qui, vado veloce, guru, anzi standard, lo standard, anzi pubblicità, spazio sempre per IBM, esplorazione per la programmazione sul Macintosh. Nel linguaggio adesso si passava, diciamo, alla programmazione delle vari computer, con un ampio spazio, diciamo, sempre per pubblicità all'hardware PC. Qui abbiamo sempre un Apple II. Pubblicità con Apple II, non so se l'avete vista, sicuramente sì, $649, guarda come era sceso, 649 a 2000 lire circa, S12 con 1.200.000, però non costavano 1.200.000 praticamente compatibili PC ancora in Italia, perché c'era il ricarico degli importatori e poi c'era l'IVA, portava via tanto, IVA 18 e tanta roba. Qui vendita di hardware indipendente, stampanti, computer, componenti, stampanti. Se volete andare a scaricare la rivista, lo potete trovare linkata in descrizione, di numeri arretrati di byte, per andare a ricordare tempi lontani, le varie recensioni quando parlavano il modulo Z80 e CPM, sempre spazio software, di cosa parlavano nei vari anni, delle varie tecnologie, come si sono evolute, cosa c'era all'epoca. Prolog, linguaggio di programmazione che era stato dato per come quello che avrebbe supportato l'intelligenza artificiale, che però compicciò sempre poco. Stampanti, posta con i lettori, spazio kernel, qui recensioni di software, pubblicità. Io vado veloce, siamo a pagina 281, siamo un pochino più di metà. Molta pubblicità, ovviamente. Sto a notare che sono spariti gli stati, sicuramente l'avrete notato. Da questo numero e anche dal numero precedente gli stati sono spariti, infatti non è che avesse avuto mai senso metterceli, però evidentemente chi voleva il programma lo andava a comprare, diciamo, se lo faceva spedire su dischetto, oppure in America già c'erano le BBS, oppure bozze di internet che ancora era primordiale, comunque si poteva scaricare. Eccolo qui, c'è ancora qualche listato, sì, ma è poi roba, comunque è una paginetta e mezzo, quindi niente di rispetto alle due o tre pagine di un listato degli altri numeri che si è visto, è veramente poi roba. Io vado veloce, c'erano molti PC, molte pubblicità di PC. Qui spazio Amiga, chi vuole può andare a ricordare. Libri, manuali, prezzi di comprare espansioni, stampanti, dischi, carta,
un po' tutto quello che girava intorno all'ufficio. Atari esplode con il nuovo computer, che è una grande minaccia per Macintosh, ma l'Amiga sopravviverà, sì, cambia a sopravvivere più a lungo dell'Atari, che finì in tribunale bollita per plagio di sistema operativo. Io qui tutta pubblicità, vado veloce perché non ha molto senso stare a fermarsi più di tanto. Il link per scaricare la rivista, ve lo ricordo, lo trovate in descrizione di questo file. Altri numeri in PDF di Byte, se volete li potete scaricare da archive, sono gratis. Qui abbiamo spazio con i lettori, altra pubblicità. Ok, passiamo oltre. Ultimo numero per l'esplorazione di Byte. Qui siamo nell'aprile del 1987, la levata dei Macintosh. Questo è un Macintosh 2. Questo è il potentissimo Macintosh SE, non è il più potente dei 68.000, ma all'epoca comunque quando uscì era potente, per quanto si nota che ci avesse il monitorino sempre come questo in bianco e nero, mentre questo di 2GS, il Macintosh 2, c'aveva il monitor a colori e riprendeva sia l'estetica che, diciamo, i colori dell'Apple 2GS e poi il Macintosh Plus. Aggiornamento da 286 Intel a 386 per $495, una serie di recensioni di stampanti a matrici, cloni a T e una serie di caratteri ottici per i lettori. Andiamo a vedere cosa parlavano nel 1987. Turbo Basic, Turbo C, ecco i contenuti. Apple 2, Macintosh 2, a pagina 85. Poi abbiamo i, diciamo, iniziativa strategica di difesa, qui una roba di guerre spaziali che poi finirono, diciamo, da nessuna parte, e che poi praticamente cadde a cadere il muro di Berlino con la vincita della guerra fredda da parte della NATO, il ritorno dei robot, programmazione, spazio programmazione, Turbo Pascal, Turbo Kata. Poi abbiamo quanto è più veloce un RISC rispetto a un microprocessore RISC, RISC CIC e CISC, diciamo il punto di bollitura, Fairchild Clipper, questo è anche qui un altro, diciamo, che tende a, diciamo, fare un confronto tra le potenze, diciamo, tra il CISC e il RISC, quindi spazio ai microprocessori. Recensioni, altre rubriche, stato dell'arte sulle stampanti, diciamo, appunti, Apple 2GS, Apple 2GS a pagina 223, poi abbiamo scanner per IBM e PC e quant'altro. Cosa c'è? Spazio carne, qui abbiamo un po' di dipartimenti, listati, base system, vabbè. Si nota, cosa si può dire? Che Byte era nata come una rivista di informatica quando ancora l'informatica non c'era, era una rivista di elettronica. Poi si spostò la linea editoriale sul mondo del personal PC, solo soluzioni per l'ufficio. Poi dalle soluzioni per l'ufficio mutò una nuova linea editoriale, dando ampio spazio di programmazione a tutti i linguaggi che era possibile, quindi al software e ai linguaggi, sia per tutte le piattaforme. Poi incominciò a recensire, dopo l'uscita, il Commodore 64, di cui forse ne avrà sicuramente parlato, ma io comunque ho preso altri numeri a campione, di una serie di macchine anche per l'home computing. Quindi abbiamo visto l'Amiga, abbiamo visto l'Atari ST e adesso c'è uno spazio Macintosh. Ora, questi spazio Macintosh 2, a dire la verità, queste non erano macchine nel settore home computer, qui Macintosh 2, perché costavano un botto. I primi Macintosh che furono, diciamo, a livello entry level per lo spazio home computing fu il Macintosh Classic, che poi era niente più e nemmeno che il modello del, in sostanza, del Macintosh Plus, né più e nemmeno, con un case un pochino diverso, e poi il Macintosh Classic 2, che era né più e nemmeno che la versione depotenziata del Macintosh SE30 con, diciamo, nel Macintosh Classic 2 un limite della RAM a 10 MB.
e quindi poi successivamente fu aggiunto anche il colore con il Macintosh Color Classic, che era identico al Macintosh SE30, tranne che aveva uscita stereo, microfonino per campionare e il monitor Sony a colori. Andiamo a vedere l'ultimo numero della rivista, se volete lo potete andare a scaricare, io qui vado veloce perché rallenterò solo e esclusivamente quando ci sarà la parte per quanto riguarda la recensione dei Macintosh, era pagina 82-84, qualcosa del genere. Qui ritroviamo tutte le solite pubblicità dell'hardware, del software, del mondo PC, schede di espansione, dischi, queste sono i PC, la turbocata, diciamo Commodore, quando Commodore si misero a produrre cloni PC, non si capisce perché, potevano diciamo dare in licenza il marchio brand e farli costruire diciamo ai taiwanesi con il marchio logo Commodore, senza fissarsi nel programma di manifattura. Invece erano stupidi alla Commodore, tant'è che poi fallirono perché erano stupidi. E qui vado veloce, dischi fissi, RAM, espansioni, stampanti, unità DAT, monitor, scanner, modem, linguaggi e quant'altro, recensioni di libri. Qui già si vede il CISC RISC, era praticamente, stava per uscire la lotta del CISC RISC, che poi successivamente con la Apple, che lì con il consorzio RISC IBM Motorola Apple, che sostituirà i Motorola 68000 della famiglia 68000 con il RISC. Eccolo qui, Apple Macintosh 2. I miglioramenti sul Macintosh 2 praticamente sono l'introduzione degli slot, del colore, di una maggiore velocità e di una compatibilità verso l'esterno, dando appunto la possibilità di inserire schede. Eccolo qui, del Macintosh 2 ci ho fatto praticamente un podcast, se volete lo potete trovare in descrizione della playlist. Qui si parla del Macintosh 2, di cosa fa, dell'architettura. Eccola qui, e qui ci abbiamo praticamente la scheda. Cosa c'è? Questo è lo spazio del Nubus. Questo c'è l'Apple chip, un piccolo Apple Sound chip. Poi abbiamo qui il 68020, qui lo spazio diciamo per ficcarci la RAM. Poi questi sono i chip per quanto riguarda l'interfaccia del questo è il connettore della scheda. Qui sono altri chip per la gestione sì dei bus, il Nubus, eccole qui, ecco, con le varie slot da poter mettere. Poi c'aveva una scheda, che questa qui si ficcava qui dentro. Cosa c'era su questa scheda? C'era la scheda video, 256 colori, 256k di spazio diciamo di RAM, 56 per i colori e quell'atti per la risoluzione, quindi attuale 512. Poi il Nubus, circuiteria PAL, il microprocessore diciamo questo qui per la gestione diciamo della grafica, e da notare che la scheda video praticamente il Macintosh 2 ce l'aveva ficcata qui, era una scheda a parte, quindi non era saldata sulla scheda madre come invece era sui Performa o anche sui gli altri Macintosh, quelli LC oppure tutti i Pizza Box, si incluso anche i più vecchi Macintosh S30 e quant'altro. Qui si parla dell'architettura del 68020, dell'espandibilità. Ci ho fatto un podcast su Macintosh 2 qui, e qui ampio spazio a un'analisi profonda del prodotto Macintosh 2 con tutti i chip. Il suono certo non era eccezionale. Poi qui si parla del Macintosh SE come raffronto, eccolo qua, si vede la motherboard molto più piccola, microprocessore 68000, vedono essere veramente un 68030 perché l'S30 c'era il 68030. Poi l'espandibilità diciamo qui con i connettori per la RAM, usciti quelli per la SCSI, un chip grosso array e poi qui praticamente un mega di RAM ficcata qui. Slot manager, e qui anche qui si parla si confronta il Macintosh SE con il Macintosh 2 in modo da vedere come andava, quanto va e via dicendo, con confronto diciamo in casa.
qui si parla dell'iniziativa di ricerca strategica, ma comunque vado veloce, tanto a noi non ce ne può fregare meno di pistole laser e arte minchiate. Vado veloce, pubblicità, i primi portatili, che insomma portatili per modo di dire, cartovalige, robotrainer, i primi robottini, un progettino di elettronica. Io vado veloce, circuiteria. Questo è l'ultimo numero, se programmazione Turbo Pascal, se volete la potete andare a scaricare, linkata in descrizione. Un adattatore per il 386. Se volete ricordare quanto va veloce un RISC, qui si parla, si spera, tutta l'architettura RISC, e poi si confrontano i capitoli successivi tra RISC e CISC, quindi il punto di bollitura, confronto tra i microprocessori RISC e per esempio un 68030 CISC, e qui si spiega tutto, quali erano le differenze, perché il RISC era superiore, come andava e quant'altro. Ok, io qui vado veloce, qui grande spazio ai microprocessori e allo sviluppo dei microprocessori con il nuovo arrivo dei RISC, che poi furono praticamente un'evoluzione di quello che già era stato fatto in Inghilterra con l'Archimedes della Acorn, che era di proprietà dell'Olivetti, ma l'Olivetti lo buttò nel cesso e non ebbe mai a venderlo, e infatti poi l'Olivetti anche bollita finì bollita proprio perché erano stupidi di suo. Io qui vado veloci, trovate tutto, vari podcast nella playlist, spazio recensioni e libri. Ecco, qui abbiamo, per quanto riguarda uno speciale sulle stampanti ad aghi, quelle che costavano, cosa ci si poteva fare, quanto costavano, e che è un grande, diciamo, interessante questo articolo per vedere all'epoca che stampanti c'erano, quanto costavano, quanti aghi ci avevano e quali erano più o meno le varie rese, quella che costava di meno e che in termini di prezzo e quale aveva il miglior rapporto qualità prezzo. Io non mi interessa, se volete lo potete andare a ricordare e a vedere questa lunga analisi, il confronto tra stampante ed aghi. Evoluzione dei PC cloni, che PC poi nel frattempo, ecco l'Apple 2GS, questo poverino finì affogato dall'Amiga 500, che praticamente lo seppellì. Era un bel computer, decisamente superiore quell'Apple 2GS al Macintosh, però come gli va a fascia di prezzo non poteva competere con l'Amiga 500 e finì sotterrato dall'Amiga 500. Io qui vado veloce, pubblicità, scanner per IBM, pubblicità, sviluppo 286, Turbo Pascal, mamma mia. Parecchia pubblicità, database system, word processor, roba di elettronica, posta, pubblicità, spazio perne qui, tornare al lavoro, lavorare in telelavoro col computer. E poi qui cosa c'è? Di nuovo pubblicità con inserzioni, ce n'è tantissime, veramente tante. D'altronde è una rivista che campava di pubblicità. Qui fra pochino mi sa che siamo arrivati verso, siamo un pochino oltre la metà, 296 e 400 e qualcosa. Io continuo ad andare avanti veloce. Se volete potete scaricare la rivista linkata, il link lo trovate in descrizione, per scaricare questo numero e tutti gli altri numeri di Byte che eventualmente volete scaricare per andare a ricordare. Spazio Amiga Software, recensioni, spazio Atari ST, qui c'era un po' qualche mini listatino, IBM, uno forse voleva questi lì, li poteva probabilmente prendere sul dischetto, c'erano varie utility che erano analizzate, cosa potevano fare. Spazio per mercatino, annunci, però questi annunci di, ma per quanto riguarda i rivenditori, no, di privati. E poi mi sa che fra un po' siamo arrivati alla frutta, tutta pubblicità, non c'è altro, non credo ci sia molto altro.
Abbiamo forse quasi finito, forse sì, forse no, vediamo, è la prima volta che lo sfoglio, quindi spazio editoriale, servizi per i lettori, qui uno se voleva andava a prendere i vari software, ritrovava un dischetto. E poi mi sa che siamo arrivati alla fine, sì. Ok, per questa puntata è tutto, se volete scaricare questo numero quanto gli altri numeri di Byte, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è tutto, un salutone, ciao!